Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con il riassunto della 31esima giornata di Serie A Team 2020-2021. Andremo a parlare di tutte e 10 le partite, essendo che per la Juve non ho fatto il video reaction. Non credo servisse un video reaction per una partita vinta agevolmente, dove comunque non si decide niente. E comunque andiamo a parlare anche in questa partita magari rapidamente. Detto questo ragazzi, ringrazio il buon per le clip, non ci vediamo in chiacchiere, partiamo subito col video. Vamo ragazzi! Prima partita che vado ad analizzare è Benevento-Genoa, un semplicissimo spareggio salvezza che, come quasi tutti gli spareggi salvezza, finiscono con il pareggio, che è stato anche il risultato comunque più influente di questa giornata, ragazzi. Il Genoa, che nonostante con Ballardini da quando è arrivato ha cambiato sicuramente rotta, ha praticamente vinto pochissimo ultimamente. Appena una vittoria nelle ultime 11 partite per il Genoa, che comunque c'è da dire che ha perso solamente contro Inter, Roma e Juve, quindi insomma alla fine e Milan anche, quindi insomma alla fine il Genoa perde solamente con le grandi, con le piccole le pareggia e ha vinto con il Parma, quindi per il resto non è che sia proprio un grande andamento peggiore, mentre il Benevento, che più o meno con lo stesso andamento, era prevedibilissimo qui un pareggio, perché pure il Benevento ha lo stesso andamento, ragazzi. Benevento che ha fatto ancora peggio del Genoa perché ha fatto una vittoria in 16 match. Indovinate con chi? La Juve. Mannaggia Cristo. E vi dirò di più, io vi lancio il pronostico che a fine anno il Benevento retrocede. Non retrocederà la Fiorentina, ma ci mancherebbe che retrocedesse con i giocatori che ha a disposizione. Fiorentina che compie un balzo in classifica e va al tredicesimo posto, cioè con 33 punti in 32 partite al tredicesimo posto, insomma, non avrei mai più un'occasione del genere. Però finalmente Viola, finalmente una vittoria da quando è tornato Iachino, una vittoria che sicuramente fa morale. L'ottava in campionato, decisamente poche le vittorie, una su quattro per una squadra così forte, così qualitativamente forte. Forse un po' sprecata, forse dovrebbe cambiare modulo, non lo so, però c'è da dire che la Fiorentina in qualche modo si deve svegliare. Arriva una vittoria contro un avversario comunque abbordabile, che è il Verona, che si è già salvato da un pezzo. Quindi se non vincevano sta partita, ragazzi, Verona è comunque in un piccolo periodo di crisi, quindi tre sconfitte consecutive, magari con l'Inter gli strappa il pareggetto, va alla prossima partita. Finita la benzina invece per il Milan, perché il Milan praticamente, ragazzi, nel girone di ritorno su tutte le partite che ha disputato, dopo aver fatto comunque 10 punti in 4 partite nelle scorse, c'è da dire che comunque il Milan ultimamente perde veramente troppi, troppi punti per strada. Sconfitta col Sassuolo, a parte che in casa non vincono da una vita, hanno vinto col Genoa e poi, quindi sconfitta col Sassuolo, pareggio con la Sampdoria, ragazzi, con lo United doppio confronto senza una vittoria, dove comunque escono a testa alta. Sconfitta con il Napoli, pareggio con l'Udinese, ragazzi, sconfitta con l'Inter, sconfitta con lo Spezia, sconfitta con la Juve, sconfitta con l'Atalanta. Cioè ragazzi, ultimamente il Milan sta perdendo veramente troppi punti per strada. Rimane ancorato al secondo posto, ma con solamente 3 punti di vantaggio sulla zona Champions, un dato estremamente preoccupante. Pesa tutto così poco invece per l'Inter, che ottiene il secondo pareggio consecutivo. Finalmente l'Inter inizia a perdere punti. Però ragazzi, inizia, c'è da dire che inizia a perdere punti nel momento in cui comunque non li doveva perdere, cioè nel senso dove comunque li può perdere adesso i punti l'Inter, ragazzi, perché con tutto che ha ottenuto 2 punti in 2 partite, il Milan rimane a meno 10, Juve e Atalanta a meno 11, quindi insomma non penso, dovrebbero perdere altri 11 punti da qui alla fine dell'anno, il che lo trovo veramente impossibile. C'è da dire che comunque nelle ultime 5 partite la Juve ha perso solamente un punto all'Inter, è meglio così, no? Cioè, insomma, vabbè, comunque alla fine lo Spezia era un avversario che rincorre la salvezza. I prossimi avversari dell'Inter, che saranno Verona, Crotone e Inter, Verona, Crotone e Sampdoria, scusate, non credo lasciano tutta questa strada facile. Il Torino invece non si ferma, ragazzi. Il Torino che continua ad ottenere risultati utili. Questo è il quarto risultato utile di fila, con 2 vittorie e 2 pareggi che formano questo parziale. Quindi una media da Champions League con 8 punti in 4 partite. Quindi veramente, veramente bene questo Torino. La squadra che ha fatto più risultati utili, se non sbaglio, nella metà destra della classifica, ha perso veramente poco, ma è anche la squadra che ha pareggiato di più in campionato. Se quei pareggi fossero diventati più vittorie, secondo me il Torino non rosso, ma può anche ambire all'Europa. Forse vedo un po' spento Belotti ultimamente, cioè c'è da dire questo, che Belotti pensavo riuscisse ad ottenere la cifra dei 20 gol, può ancora ottenerla, ragazzi, ma vedremo fino alla fine dell'anno. Certo è che nel girone di ritorno qualcosa di storto al Gallo è andata. Bologna, che invece non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ormai ampiamente salvo, con 10 punti di vantaggio. Bene anche la Sampdoria, che di Sampdoria che di punti di vantaggio ne ha 14, Sampdoria che ottiene la seconda vittoria consecutiva. 12 vittorie in 32 partite, formano veramente un campionato ottimo per la Sampdoria, che ora è nona. Ranieri è nono, è anche il mio omonimo perché c'ha il mio stesso cognome.
Ranieri ora è in nono, nonostante si credeva che potesse perdere la metà sinistra della classifica a discapito di Bologna o di Udinese, e invece, ragazzi, invece ha guadagnato anche una posizione sul Verona. Il Sassuolo è troppo lontano a 7 punti, però questa squadra, che qualitativamente non è che forse ha qualcosa da invidiare ad altre squadre, però Ranieri l'ha veramente massimizzata. Secondo me farebbero un errore a mandarlo via. Quello che serviva al Cagliari era la seconda vittoria consecutiva che è arrivata. Sono praticamente 5, se non erro, le vittorie da quando è arrivato Semplici, o 5 o 4 comunque, ma in ogni caso un Cagliari che è veramente veramente forte. Ho ottenuto 4 sconfitte di fila contro comunque avversari tosti. Ora arriveranno altri avversari tosti per il Cagliari, quindi l'importante era non vedersi per non spacciati. Bisognava ottenere queste due vittorie, e ora come va? Ora affronteranno squadre molto molto forti, la Roma, il Napoli, poi ci sarà il Benevento, che comunque sarebbe una sorta di spareggio, perché in Benevento-Cagliari si gioca la salvezza, ragazzi, secondo me, perché una di queste due retrocede. Poi la Fiorentina, il Milan e il Genoa, quindi diciamo che il calendario non è favorevole. Ora vedremo. Parma e Udinese erano da battere e l'hanno battuti. Napoli invece è molto molto travolgente, che continua a rincorrere la Champions League. Momentaneamente si trova, se non erro, a meno 2, quindi Napoli che continua a vincere, anche se aveva perso in qualche modo lo scontro diretto con la Juventus. Per il resto, ragazzi, non doveva perdere troppi altri punti per strada. Ha pareggiato con l'Inter, un punto a casa bisognava portarlo, ha vinto con la Lazio, quindi queste tra Inter, diciamo che tra Inter, Juve e Lazio, 4 punti in 3 partite non sono male, ragazzi, considerato che hanno battuto anche la Roma e il Milan precedentemente. Veniva veramente da tantissimi scontri diretti il Napoli, averne vinte 3 su 5 è veramente un qualcosa di straordinario. Certo è che sono juventino, quindi gli unici che hanno battuto il Napoli siamo noi. A proposito di Juve, resuscitano i morti, cioè, ragazzi, doppietta di Alexandro, prima doppietta in Serie A, non so se mi spiego, Alexandro 2 gol e 2 assist in stagione, è lontanissimo dall'Alexandro dei tempi d'oro, troppo discontinuo. Giocasse sempre come ieri sarebbe il miglior terzino al mondo, probabilmente, ma anche perché un terzino che ti fa 2 gol ogni partita è anche il miglior giocatore del mondo. Però, ragazzi, questi sono i primi 2 gol quest'anno, non segniamo praticamente da un anno. Ieri saltavo l'uomo, cioè non lo so che cazzo gli è preso in realtà ad Alessandro. Comunque hanno segnato solo primi marcatori stagionali, perché De Ligt era il primo gol stagionale, Alessandro ha fatto i suoi primi 2 gol stagionali, quindi meglio così. De Ligt che ha anche fatto il primo assist stagionale in realtà. Quindi bene la Juve, l'importante era vincere. Ora vedremo le prossime partite come andranno. Dybala comunque aumenta tantissimo la qualità del gioco. Roma fuori definitivamente dalla corsa Champions League. Più che altro deve guardarsi le spalle, perché il Sassuolo sta a 6 punti, ragazzi. Qua ridendo e scherzando, la Roma c'ha un calendario comunque abbastanza ostico, e il Sassuolo sta dietro, eh. Cioè, la Roma ora, per farvi capire, c'ha il Cagliari, Sampdoria intervallate con le due sfide dalla United, il Crotone comunque, però, ragazzi, poi ha Inter e Lazio, quindi insomma la Roma 6 punti li può perdere. Il Sassuolo non può vincerle tutte, però la Roma deve stare veramente attenta. Ora ha ottenuto un pareggio, l'importante era non perdere, perché, ragazzi, perché se no ogni big match questi li perdevano. Però comunque almeno un punticino bisognava ottenerlo. Certo è che la Juve ha vinto questa giornata, ha guadagnato punti su Lazio, Roma, Atalanta, Milan e Inter, quindi meglio così. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto il video, lasciate un mi piace, caso contrario dislike, commentate se siete d'accordo o disaccordo con me. Se non è ancora fatto, iscrivetevi al canale, in descrizione link per seguirmi su Instagram. Da Monispor07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!